Grazie.
interessante per i ragazzi addentrarsi nelle tematiche, anche perché hanno visto quanto poi i confini fossero difficili da definire, soprattutto in passato, venivano presi a riferimento elementi naturali, quali i fiumi, quali altri, insomma, altri elementi che la natura ci dava, però comunque erano abbastanza labili. In questo modo abbiamo affrontato anche il paesaggio, perché ci siamo resi conto che, appunto, come è già stato detto, pur vedendo i luoghi, pareva che non se ne fossero mai accorti, e quindi via via hanno preso forma queste identità territoriali. Hanno visto che effettivamente ci sono campi fatti di diverse misure, in pianura sono più rettangolari, poi man mano che ci si avvicina alla collina diventano più ondulati, e quindi hanno compreso la caratterizzazione della campagna della zona di Castrocaldo per Adessone. A questo punto si è scelto di procedere su sei filoni di ricerca che saranno poi proposti in una pubblicazione a schede che è in corso di elaborazione e che uscirà proprio anche come prodotto di questo lavoro. Quindi si sono approfonditi l'inquadramento geografico e paesaggistico della Romagna Toscana, i mulini, il pane, la cultura del barco da seta, sono state prese in esame alcune culture scomparse come la robbia, il guardo e lo zafferano, il vino e come ultimo tema i mercati. È stata scelta la modalità dell'aromatizzazione anche perché con ragazzi di questa età è sempre un buon vincolo per portare in scena la storia. E come dice appunto il 9 maggio, questa prima parte sarà rappresentata. La formula scelta è quella di proporre una guida turistica, essendo fra l'altro Castrocaldo a Terra del Sole, un comune turistico termale, ci è parso un buon veicolo. E quindi la scoperta del territorio partirà dal castello del governatore di Porta Romana, dove ha avuto sede anche l'archivio storico. All'interno del gruppo è stato individuato una figura che fungerà da storico, quindi creato approfondimenti e curiosità. In questo modo le attenzioni si sono soffermate appunto anche sull'interesse sempre manifestato da Firenze verso i varchi Appennino-Romagnoli, in quanto ritenuti interessanti per i commerci verso l'Adriatico. Il nostro archivio, soprattutto nella parte degli attici e criminali, è ricchissimo di processi di contrabbando di sale, e che ovviamente era una merce di scambio di grande interesse. Poi verso metà del 500 nasce appunto la provincia di Romagna Toscana, che rimane fino al 1923. Nonostante questo, però, il paesaggio ci porta ancora con la presenza di ulivi, di cipressi, di borghi toscani, la presenza di stemmi vicini, portali dei palazzi del potere, ma anche con un'impressione linguistica che ancora gli anziani del posto hanno, ci fanno capire in quanta Toscana ancora ci sia in Romagna. E questi approfondimenti hanno fatto entusiasmare proprio i ragazzi al progetto, nel senso che si sono riconosciuti in queste cose. Quindi la visita proseguirà fornendo informazioni e curiosità sugli antichi mulini che caratterizzavano il paesaggio fino al 1550. L'ultimo, tra l'altro, è rimasto a Terra del Sole fino al 1976, quando poi ha lasciato spazio a un moderno condominio costruito proprio in via del Mulino, e il cui giardino oggi è ancora visibile la vecchia macina pietra che appunto tanto aveva lavorato in passato. Ovviamente dai mulini al pane il passaggio è breve, e con l'aiuto degli statuti, che sono appunto del 1513, si conoscono gli obblighi dei panificatori. Fra i tanti si ricordano
quello di accendere il fuoco per cuocere il pane con legna piuttosto che con nocciole di oliva sotto pena di 10 soldi colonnini, o ancora il giuramento che i panificatori dovevano fare nelle mani del capitano dopo 8 giorni dall'inizio del lavoro. A chi non lo faceva, una multa di 10 lire colonnine e la interdizione a cuocere il pane per un anno. Tra l'altro il fornaio doveva fare il pane in cotto, lievitato in un caldo del peso giusto e attenersi al prezzo stabilito dal comune. Si sono ritrovate le antiche ubicazioni dei forni e anche le ragioni della loro distruzione. Tornando al Ferretti, nel suo trattato racconta che il pane fatto dalle massaie in casa era molto meglio di quello dei fornai, perché erano soliti togliere la farina migliore e aggiungevano abbondante acqua all'impasto. Però con il passare degli anni vediamo che questa della panificazione è migliorata, tanto che nel comune si afferma il pane di Castrocaro o Castrocarino, e addirittura il 10 marzo del 2011 è stato riconosciuto il Monte d'Oro. Quindi la ricetta originale viene riportata all'interno del lavoro e dopodiché l'attenzione va su Robbia, Vado e Zafferano, che erano culture tipiche dei territori sia di Castrocaro che della Romagna, sia per le loro proprietà medicamentose ma anche perché erano molto utilizzate in tintoria. Poi naturalmente con l'arrivo di prodotti di sintesi e meno costosi, questi tipi di culture vengono abbandonati e di conseguenza anche l'aspetto paesaggistico ha dei cambiamenti in seguito a questo. Ancora Giuseppe Mengozzi ci viene aiuto per approfondimenti sulla cultura e in particolare un articolo pubblicato su Lattier dal titolo Il vino la seta, ovvero Il vino la seta, che praticamente è la domanda che veniva solitamente posta quando si incontrava una persona che fino a poco prima aveva avuto così una condizione di segni di povertà, la si incontrava molto insomma, vestita bene, tutta sistemata, e quindi si capiva che aveva venduto la seta. La presenza e la cultura del gesso erano molto insomma, erano molto fitte in Romagna, tanto che abbiamo ancora degli esemplari di gessi che sono stati anche censiti in una pubblicazione dell'Istituto dei Culturali, Patriarchi da Frutto, e li troviamo nella frazione di Virano, che è proprio insomma, un comune di Castrocaro. E ultimo degli argomenti trattati è stato quello dei mercati e delle fiere, dove venivano appunto venduti i prodotti. La prima notizia dell'esistenza di una fiera a Castrocaro risale al 1600. Fino al 1819 tutte le fiere venivano svolte all'interno delle mura, dopodiché il comune con un incarico a due esperti individua una località subito al di fuori delle mura castellane per poter inaugurare un mercato ad hoc, e tuttora questo campo, perché alla fine è un grande campo, da calcio tra l'altro utilizzato oggi dai ragazzi, e viene appunto chiamato mercato. Ovviamente con il passare del tempo le fiere perdono di validità, si affermano altre forme di vendita sempre più evolute e qualificate.